Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale Mr. Sims for Life e benvenuti in un nuovo video. Come avrete detto dal titolo, questa è la finale, l'ultima parte del Let's Play di Sims 4 al lavoro. Siamo giunti anche qui alla fine e come avete appena visto dall'intro, i nostri due sim Brooklyn Harris e Jamie Higgins si sono appena sposati, hanno appena celebrato le loro nozze e adesso finalmente convivono e abbiamo compiuto il nostro obiettivo di famiglia felice. Ovviamente adesso appunto siamo al ricevimento, cosa immancabile per un matrimonio. Ho deciso di fare un ricevimento a casa anziché di andare a un matrimonio, anziché di appunto andare in un ristorante, perché mi sembrava più carino invitare i suoi venuti a casa, eccetera, eccetera. Sono tutti gli amici e parenti di Brooklyn, allo stesso tempo poi ci sono tutti i nostri familiari, eccetera, eccetera. Direi anche se l'ultima parte del nostro Let's Play non significa che però non ci dobbiamo perdere solo in chiacchiere e quindi appunto continuiamo come a giocare come se non fosse stato niente. Scusa, ordino una bevanda e ordiniamo tenere, no, che schifo, un mare di fuoco, no, brezza marina. Come potete appunto vedere il tema è un po', sì, un po' ispirato al mare, in quanto appunto ho messo tutti questi accorgimenti azzurri e bianchi, però allo stesso tempo ho deciso di mettere questo bar Tiki che esce appunto con l'edizione limitata di Sims 4 e niente, mi ricordava un po' il mare, questo qua invece se questo qua lo volete sapere, sono di The Sims 4 Feste a Lusso, invece questo qui sono del gioco base. Ci vorrebbe ricevere sto drink. Dai, cicca. Ecco qua, bevi il drink. Com'è? Com'è, cara? È molto buono? Spero di sì. Direi di concludere anche qui poi il matrimonio perché sono fatte più le 20 e 23, quindi finiamo qua. Sembra che tu si divertano molto, non volevi che l'evento sociale terminasse così presto? Sì, voglio che. Hai completato? No, se me l'hai guadagnata ora. Oro. Che matrimonio, gli ospiti sono rimasti così colpiti dalle celebrazioni che hanno lasciato ai tuoi sim alcuni elettrodomestici, oggetti decorativi nell'inventario della loro unità familiare. Soggetti che poi domani. Domani vendremo, adesso poi tutti quanti vanno via perché se comunque sono matrimonio rimaniamo solo noi con il nostro drink e niente, direi che comunque si sono fatte le 20:45 e dov'è il nostro sposo? Facciamo venire qua il nostro sposo così facciamo appunto qualcosa di romantico con la nostra parte fare fichi fichi. Facciamo cerca di avere un figlio. Ma sì, dai, che ci frega. Ok ragazzi, siamo saltati direttamente al giorno dopo e adesso vediamo il momento della verità, ovvero vediamo se la nostra Brooklyn è davvero incinta dalla scorsa notte, quindi appunto facciamo un test di gravidanza, quindi ci si muovono e vediamo un po' com'è andata. Ok, speriamo che sia andata tutto bene, anche se io credo che sia incinta, questa vaga idea. Ok, si mangia per due congratulazioni, Brooklyn e dolce attesa, ci sarà un nuovo arrivo nella unità familiare. Oh, che cavolo bellina, che cavolo felice, sono molto felice. Quindi anche la nostra Brooklyn è incinta e avremo presto un altro bambino in famiglia. Ok, dato che è domenica, sono le 11 ed è l'ultimo episodio ed è anche il giorno dopo del matrimonio, io ho deciso di fare una cosa un po' più particolare, ovvero ho deciso di portare tutta la famiglia alla piscina di Windenburg e quindi ho detto ma sì, andiamoci e quindi ci spostiamo direttamente alla piscina. Ok, eccoci qui tutti quanti arrivati alla piscina di Windenburg, città che esce appunto con la nuovissima espansione Usciamo Insieme, che è uscito qualche mese fa.
E quindi direi di esplorare un po' questa piscina, di andarci a fare un bel bagno e di festeggiare questo bellissimo matrimonio. Sei d'accordo con me? Allora, vediamo, qui abbiamo la piscina immancabile, bella grande, con cui anche una scaletta e varie sedie per poi prendere il sole. Abbiamo un bar in caso qualcuno volesse un drink, molto semplicemente. Così. Poi cosa abbiamo più? Abbiamo, beh, questa saletta. Così. Sala svago. E poi abbiamo questa stanza dove si possono cambiare abiti, che però ci sono sempre con la nuova espansione per una nuova abilità. E poi abbiamo quest'altro bar, tra virgolette, dove ti puoi fare il caffè, molto sinceramente, o prenderti un tè, credo, non so, vabbè. Direi però di non perderci in chiacchiere, ecco. Ah, giù abbiamo anche il bagno, sì, non lo so io. Vabbè, direi di non perderci in molte chiacchiere, direi già di farci un bel bagno, quindi. Maele sarà la prima ed eccoci. Oh mio Dio, che bello, madonna mia. L'estate è finita, però sono felice perché adesso avrò tutte le mie zucchette per fare Halloween, però deve ancora iniziare la scuola. Sono molto triste di ciò. Che bello! La piscina è un po' troppo grande, perdo un po' i sim dentro l'acqua, però così. Mi chiedevo se questo qua era un trampolino. Al momento l'oggetto è in uso. Da chi? Chi è questa? Non vediamo lei come si tuffa dalla piscina. 3. È indietro? Oddio. 1, 2, 3. Flash! È nuda! Ha perso il costume! Sfigata proprio! Facciamo andare Mario. Ah, ok, si è rimesso il costume. Facciamo un tuffo di gruppo. No, vabbè. Ecco, vediamo Jamie. Che si butta. Anche lui all'indietro, vabbè. Ok. Voglio fare un tuffo di gruppo. Perché non riesco mai a tuffarmi? Perché? Tuffati per il gruppo. Ah, che tutti quanti ti guardino. Ok, facciamo un tuffo ad angelo. Ci sta tutto, ci sta. È bello che qua hanno la scaletta e loro non la usano molto bene. Ok, vediamo il salto di boom! Tutti quanti che applaudono. Vai, sì, va, fantastico. E poi nessuno la cagarsi. Però vabbè, facciamogli fare un bel tuffo anche a Danube. Danube, Cherby Nubi, come ho chiamato. A Danube e fa. Ah, si fa guardare mentre fa il tuffo. Si è bloccata, povera. Oh, paura. È rimasta bloccata. No, sta scendendo un po'. No, mi dispiace un sacco. Si è un po' spaventata. Ora facciamo fare a Zaira un bel tuffo. Tuffati per il gruppo. Facciamo un tuffo a bomba. Ma perché se c'è la scaletta? Lei che prende il sole, che è molto bellina con gli occhiali. Vediamo. Boom! Prepara una bevanda, prepara bevande per tutti. Facciamo, abbiamo Epandro, c'è speziato, acqua, cola d'arancia, succo d'orzo. Ma facciamo un bel bicchiere di vino a tutti. Ma si dà. Avornalino dall'ombra soffusa. Facciamo, credo sia un bicchiere di nettare e vino. Più o meno la stessa cosa. Let's make some drinks. Sì. Acquisto la birra di mixologia. Ah, un bicchiere alla volta, fa bene. Povero cristiano. Quanti bicchieri sta facendo? 2, 4, 5, 6. No, chiama. Vabbè, bevi. Ecco, lei che già ne prende uno. Kendra, sì, dai. Ma tutti quando lo stanno prendendo, tranne Zahir, ovviamente, perché non credo che possa vedere il lettere. Che bellini, che simpatici. Che bello. Puoi prendere anche tu un bel bicchiere, ma è che nessuno ti dice niente, hai fatto tu. Chissà se si può essere anche ubriachi. Ah, comunque mi sono. Ecco, vedi, poi mi dimentico di tutte le cose. È successo che ho giocato un giorno solo off camera. E
E appunto Jamie è stato promosso a capitano detective e guadagna adesso 165 simoleon all'ora e lavora sempre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Ah, ma stanno per parlare tranquillamente. Lei dove sta? Sta facendo un bel bagno. Vediamo se c'è qualche interazione. No, sono nell'acqua. Fai delle vasche, vediamo un po'. Ma perché questo nuota con i vestiti? Ma gli faceva male portarsi il costume? Tipo. Ma va praticamente avanti e dietro. Guardate com'è bravo. Guardate che bello. In fondo, fantastico. Amo. Il tramonto. Per concludere appunto la nostra serata, la nostra giornata, avevo intenzione di andare appunto in un locale, in un ristorante a Willow Creek, in quanto appunto il giorno precedente il ricevimento non era andato molto bene, poi comunque volevo anche un po' festeggiare la fine di questo let's play, e quindi non c'è niente di meglio di andare al ristorante, e quindi ci spostiamo direttamente al ristorante. Ok, eccoci qui arrivati al nostro ristorante. Il ristorante si chiama Chad's Llama e che appunto viene aggiunto se scaricate, se comprate appunto e mangiamo fuori, e lo troverete appunto nella vostra biblioteca poiché appunto è già precreato da Maxis. Eccoci qui appunto con la nostra famigliola che si è appena seduta e appunto direi di partire subito con l'ordinazione dei piatti. Ok, le nostre portate, i nostri piatti sono appena arrivati. I nostri Sim hanno appena finito di mangiare e sono anche abbastanza stanchi, quindi credo che la miglior cosa sia tornare a casa. E niente ragazzi, con questa conclusione un po' inaspettata, io, Miley, Venom, Zaira, Kendra, Matthew, Jamie e Brooklyn vi salutiamo. Vi ringraziamo per averci fatto compagnia lungo tutta questa serie che so che è la vostra preferita. E non dimenticarvi appunto di seguire le altre mie due serie che sono The Sims 3 Generation e The Sims 4 Siamo Insieme, che usciranno molto presto. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto spero che questa serie vi sia piaciuta. Lasciatemi un commento qua sotto su qual è stato il vostro momento preferito della serie e noi ci vediamo molto presto con un altro video. Bye bye!